Allora non sono andato a misurare il mio sogno, quanto a misurarmi con una realtà che, a cui dovevo rispondere. E questo mia moglie ancora non lo riesce ad accettare, anche se per appena non lo capisce. Ma perché quello che io proponevo era improponibile. Come si fa a proporre che dei ciechi possano addirittura studiare? Era impensabile. Abituato a vederli con testa bassa, non curati, tanto che ho cominciato a abbracciarli, a tenere testa alta, che deve essere debù, in piedi, non tête baissée, testa abbassata.